genitore è che adesso c'è Canzone Enrica. Ah, che bella! Ebbene sì, due risate, ci facciamo veramente due risate. Voi mi perdonate. Vai. Tra l'altro posso continuare a chiacchierare, Gianni? In bocca al lupo, grazie. Fra l'altro, questa è una cosa, io la voglio dire. Calma, devo stare calma. Allora, questa è una cosa nata ieri sera fra le braccia di Paolo Ormi, metaforicamente si fa per dire, ieri sera al volo così. È una canzoncina per bambini che ho scritto io in alcuni momenti e adesso... Voilà. Allora, è Natale e ogni scherzo vale. Buongiorno a tutte quante le mamme che si alzano presto e che riscaldano il latte. Un bacino al mattino per sentirti la febbre. Se la fronte non scotta, ti accompagnano a scuola. Buongiorno a tutte quante le mamme, via di corsa al mercato e nella mente il bucato. Confezione famiglia, risparmiare bisogna. Quanti pacchi pesanti, quanto è forte la mamma. Buongiorno a tutte in cucina, col mal di testa della sera prima, che non va via nemmeno col cache, e papà dove lo metto? Ecco. Lo tengo chiuso in un cassetto, ecco. Non si rifà nemmeno il letto, ecco. È sempre stanco, poveretto. E allora? Buongiorno pure a te papà, della mia mamma sei la metà. Buongiorno pure a te papà, dalle una mano ti sorriderà. La spia, se mi dici che bene, marachelle nascoste quando arriva papà. Buongiorno a tutte quante le mamme, con la radio sempre accesa in cucina, col mal di testa della sera prima, che non va via nemmeno col cache, e papà dove lo metto? Ecco. Lo tengo chiuso in un cassetto, ecco. Non si rifà nemmeno il letto, E allora? Buongiorno pure a te papà, della mia mamma sei la metà. Buongiorno pure a te papà, dalle una mano e ti sorriderà. Buongiorno pure a te papà, della mia mamma sei la metà. Buongiorno pure a te papà, dalle una mano e ti sorriderà. Sei fa noi porpette del bollito, stai a ballare a cantare. Grazie. Adesso chi mi intervista a me? Chi mi intervista a me? Il nonno, mi intervista il nonno. Adesso torniamo giù, grazie ragazzi. Bravo! Nonno, vieni, nonno.